Buongiorno, sono Andrea Tavagnini di Crestron Italia, siamo qui nella parte dedicata ai sistemi digital media con due interessanti novità. Sicuramente release dopo una lunga attesa, la nuova matrice 64x64 era qualcosa che il mercato attendeva da Crestron, più che altro perché è basata appunto sulla trasmissione digital media, quindi non soltanto distribuzione di audio e video, ma anche di controllo, Ethernet, USB e quest'ultimo modello supporta anche le risoluzioni a 4K. Inoltre, novità anche dei sistemi digital media è la realizzazione di nuove schede di uscita. Seconda novità molto importante della proposta digital media è la realizzazione di nuove tipologie di uscita, quindi non si ha più un'uscita, una trasmissione dei segnali soltanto su rame, quindi su cavo categoria 5 a categoria 6 e in aggiunta alla fibra c'è anche una nuova tipologia di uscita che è quello che si chiama lo streamline, cioè la possibilità di distribuire il segnale sulla rete eventualmente anche composto, quindi più segnali video e audio sul medesimo cavo, sempre a una qualità uncompressed, quindi a una qualità ottimale. Questo poi verrà sicuramente corredato dalla prossima uscita della nuova matrice 128x128. Come vedete, la filosofia delle nuove matrici è a schede su base 8, quindi blade, lame su base 8 e con la possibilità di poterle sostituire e rimpiazzare a caldo, quindi rimozione della scheda e sostituzione senza interruzione del servizio e chiaramente gestione dell'alimentazione ridondata, quindi garanzia dell'operatività H24 del sistema in uso. Un'altra novità importante di quest'anno è l'uscita dei nuovi processori della serie 3. Processori della serie 3 orientati a che cosa? A una migliore gestione dell'edificio e a una migliore gestione dei supporti di rete, quindi potenziati per tutto quello che riguarda l'integrazione non soltanto dei sistemi audio-video ma di tutti gli impianti speciali di un edificio. Quindi possibilità di integrarsi anche con la divisione IT che normalmente gestisce le tecnologie per poter gestire globalmente tutto, quindi non soltanto la gestione degli apparati audio-video ma la possibilità di supervisionare luci, motorizzazioni, PC e qualsiasi apparato di termoregolazione, di gestione che può essere presente in un edificio. Caratteristica fondamentale di questi nuovi processori è la doppia porta di LAN integrata, proprio per poter separare la gestione degli apparati dotati di porta Ethernet di controllo e la connessione con la rete aziendale. Questo semplifica notevolmente il cablaggio. Allo stesso tempo, possibilità di distribuire l'interfaccia, quindi per il controllo di apparati, in maniera molto semplice sulla rete. Ogni dispositivo è dotato di porta LAN PoE, quindi autoalimentata, e di semplici switch entra-esci per semplificare l'inserimento nei rack esistenti di un edificio. Inoltre stiamo potenziando la capacità di controllare gli apparati con tecnologie wireless, quindi distribuire piccoli sistemi di controllo che comunicano con i processori in maniera wireless bidirezionale. E questo qui è un touch panel che integra già all'interno un processore di controllo. Anche questa è una novità interessante. Tutta questa serie, la nuova serie 3, è disponibile e quindi già la stiamo utilizzando per dei sistemi in installazione in Italia. Sicuramente il cuore di una gestione di un edificio non è soltanto l'hardware, ma è anche la possibilità di poter gestire l'edificio da un punto di vista software. E su questo sicuramente Crestron ha un'esperienza notevole. Il nostro software di supervisione Fusion è sicuramente la punta di diamante delle nostre applicazioni. Un software ormai maturo perché integra nelle sue funzionalità non soltanto la gestione degli apparati audio-video e la gestione delle sale con prenotazione integrata con
i più diffusi sistemi di prenotazione elettronica come Outlook, Lotus Notes, Cube e quant'altro, ma sicuramente le nuove funzionalità introdotte, quelle di gestione dell'energy management, quindi della gestione delle energie, permettono di supervisionare un edificio da tutti i punti di vista e poter decidere anche delle strategie per come far risparmiare un edificio, quindi non soltanto un oggetto per il reporting, quindi per poter visionare anche in modalità real time il consumo di un edificio per tutto quello che riguarda gli aspetti, quindi non soltanto elettrico ma anche di termoregolazione, ma la possibilità di poter decidere delle strategie di risparmio che hanno un ritorno immediato nella gestione dell'edificio stesso. Quindi qualcosa di più di un building management system, quindi non soltanto un BMS, ma qualcosa che mi gestisce tutti gli impianti speciali e ne diminuisce i consumi. Eccoci qui in un'altra sezione del nostro stand. Novità importante di questa edizione è la presentazione dei nuovi touchscreen per supporto a muro da tavolo con tecnologia capacitiva e supporto multitouch e integrazione di quello che è la nuova generazione della gestione grafica di Crestron denominata Core 3 UI. Ecco, come vedete alla base di questo prodotto sicuramente un miglioramento evidente di quello che sono le caratteristiche di risoluzione grafica, di brillantezza e anche di facilità d'uso, ma altrettanto importante la semplicità di cablaggio, quindi la possibilità di installare i nuovi touchscreen capacitivi posizionando un'unica scatola da montaggio a prescindere dalla dimensione del touchscreen da utilizzare. Quindi in prima istanza si posiziona la scatola d'incasso di dimensioni molto contenute e poi si decide qual è il touchscreen da 5, 7 e 10 pollici da installare. Altra cosa interessante, l'integrazione con la videocitofonia, quindi la possibilità di poter integrare un sistema di videocitofonia tipo esempio BPT, Urmet, Mobotics, Sidol, Elcom e poter prendere e effettuare comunicazioni direttamente dal pannello touchscreen. Questo perché supporta il codec video H264 e quindi qualsiasi sistema di videoconferenza, di telecamere, di videocitofonia che supporta questo standard può essere integrato semplicemente con questa nuova serie di touch panel, sia nella loro configurazione da muro, ma anche eventualmente con un semplice posizionamento a tavolo e, nota importante, un unico cavo di connessione in Power over Ethernet. Quindi sicuramente non soltanto stile, ma anche contenuti e migliore gestione grafica.